Secondo alcuni siti web, l'esordio di Elisa Isoardi nel mondo dello spettacolo risale al 1998, quando a soli 16 anni partecipa a Miss Muretto, per poi prendere parte all'edizione del 2000 di Miss Italia, dove si aggiudica la fascia di Miss Cinema. Da questo momento inizia la sua carriera da modella, unita a quella da studentessa di recitazione alla Scuola Sperimentale Agorà di Roma. Il debutto in televisione avviene nel 2005, nel ruolo di inviata della trasmissione Guarda che Luna, condotta da Massimo Giletti su Rai 1. Dopo alcune esperienze in Rai, nel 2007 è la conduttrice del Festival di Castrocaro, ancora insieme a Giletti, per poi diventare, l'anno successivo, il volto di Sabato e Domenica, programma in onda ogni mattina su Rai 1. Vorrei dirti che, notizia inaspettata durante questi mesi di messa in onda Elisa Isoardi, è stata costantemente protagonista dell'attenzione dei media e dedicati al mondo della televisione italiana, per il modo in cui il programma è stato accolto, dal pubblico, e non solo. Secondo quanto è reso noto da numerose redazioni nazionali, sembrerebbe che il programma condotto da Elisa Isoardi faticherebbe a partire, con ascolti non del tutto altissimi, anche se a giudicare dei vari commenti che il popolo del web scrive di seguito ai post condivisi dalla conduttrice sui social network, sembrerebbe che lo show, di Vorrei Dirti, che sia stato accolto con grandissimo clamore e affetto. Messo a tacere rumor relativo ad un'imminente chiusura per il programma Vorrei Dirti che, il lavoro di Elisa Isoardi e di tutto il suo team continua a spada tratta, sia sui social network che con la messa in onda delle puntate in onda ogni domenica. Rispetto ai rumor che sono stati pubblicati nel corso degli ultimi mesi, il lavoro messo in atto da Elisa Isoardi continua, e la stessa conduttrice ha deciso di rispondere alle notizie pubblicate in queste settimane attraverso la condivisione di una foto scattata nella redazione del programma Vorrei Dirti, che, qui dove si lavora al piano di produzione insieme ad un aiutante ed eccezione sempre a fianco della conduttrice nonché il piccolo Zenith.